po' la rappresentante di suo fratello? Sa sorella? Sì, dico, ma lo rappresento un po' nel senso che mantieni contatti con la gente? No, no, contatto con nessuno, contatto non tengo contatto con nessuno. E mio fratello ci ha seguito da 20 anni e sto sempre dietro mio fratello. Ma comunque... Mio fratello è abituato a fare sempre delle cose belle e tuttora fa cose belle. Prima sono entrato così, per esempio, mi ha presentato un mio amico, poi dopo un po' di tempo sono diventato camorrista e ho iniziato a fare i reati per la nuova camorra organizzata. Al principio faceva rapina, estorsione, poi ho cominciato a fare gli omicidi. Raffaello Cutro è un uomo sincero. È sempre stata una persona che ha aiutato tutti quanti, non solo di Ottaviano, ma bensì per tutta la Campania. È come il nostro santo protettore. Siamo nati con lui e moriremo con lui. Raffaello Cutro è prepotente con i prepotenti, con quelli che fanno del male. Io spero che non cadrei malato, no? Perché se io vorrei cadere malato, no? Che mi occorresse il sangue, io me lo facessi dare da lui, perché è un sangue nobile e degno di essere amato. Era un bravo guaglione, perché era sempre un bravo ragazzo mio fratello, ha sempre lavorato, poi è capitato questa disgrazia quando avevi 19 anni. Hanno misa la rinda, hanno dato l'ergastolo 12 anni, da quel poco di ergastolo e cose, insomma è cominciato a sé. Poi è retta una scadenza, è uscita la scadenza, e con quella scadenza si è sparata che i carabinieri. Qualsiasi lavoro, lavoro qui dentro di attività criminale o rapina o estorsione, dove c'era il guadagno dei soldi, dovevamo dare una parte a Raffaello Cutolo. Se io facevo una rapina di 100 milioni e eravamo 5 persone, una parte la toglievamo per i carcerati e una parte la dovevamo dare a Raffaello Cutolo. E Raffaello Cutolo imbose allora, anche se noi tutti capezzone non facevamo nessun lavoro mi intendo attività criminale, ci dovevamo dare 500.000 lire al mese. Lei mi diceva pure che arrivano spontaneamente soldi da distribuire. No, questa cosa a carcerati. Che io tengo, insomma, che sta questo incarico, che non è un incarico mio. È una cosa che mio fratello giustamente si rivolge, stanno amici di mio fratello, tenono un cantiere, una cosa, a fine mese tengono una cosa, giustamente sono indicate che ognuno è loro ha da pensare ai carcerati loro che tengono. Carcerati di Ottaviano? Ottaviano, Castellammare, ogni mio fratello ha detto, ognuno pensate ai carcerati vostri, che tenete un cantiere, tenete un magazzino, qualsiasi cosa, però non vi scordate, pensate che ognuno di voi tiene i carcerati, ha da pensare ai carcerati. Ma sono uno che combatte contro le ingiustizie, io e tutti gli amici miei. Un Robin Hood, diciamo. Diciamo. Quando sono entrata nel carcere, io mi sono messa già assieme a dei cutoliani e vedevo queste persone, ma anche ragazze che io ritenevo persone intelligenti, persone in gamba, no? Parlavano, non dicevano nemmeno Raffaele Cutolo, diceva il professore. Un giorno io ho detto, Raffaele Cutolo, vicino a un mio amico, no? Quel mio amico mi ha detto, per cortesia Mario, non dire il Cutolo, chiamalo professore. E ho visto che lui me l'ha detto con gentilezza, ma ho visto in quella gentilezza una presa di posizione, un'autorità. Ma so che lei nelle carceri comanda. No, non comanda, comanda il direttore, il maresciallo, niente.
Ti comando io, come? Lei riesce a far avere permessi, a fare organizzare? Riesco soltanto a salvare il salvabile. Non permessi, non è vero, sono tutte chiacchiere. Quando in carcere si ammazza, si fa il suo nome. È normale, per quanto lo sa bene a tu. L'episodio più grave, l'assassinio del vice direttore Salvia. Ah, ho avuto la comunicazione giudiziaria, come al solito, già l'ho avuto. Vabbè, ma lei l'aveva schiaffeggiato. Ecco, sì, perché faceva delle cose. Ma lì, ma è morto, è brutto parlare di un morto comunque. Io l'ho schiaffeggiato, quindi io non sono, avete sentito, ho detto al presidente, non sono pazzo scemo, sono pazzo intelligente. Quindi non è che io schiaffeggio uno, lo minaccio di morte e poi lo ammazzo. Non mi vado a prendere gli ergastoli.